Ok, ok. Francesco De Robertis è stata una figura molto particolare nel cinema italiano. Era naturale che arrivasse a Taranto per girare La nave bianca, ma anche nel 48 Fantasmi del mare, perché era un comandante della Regia Marina, come si chiamava allora. La Marina Militare strinse un accordo con la Scalera Film e fu messo in moto un meccanismo di produzione più piena, no? di film che avessero un impianto di, in qualche modo, di propaganda, non tanto bellica, ma quanto delle attività della Marina. Roberto Rossellini era sotto contratto con la Scalera Film e quindi fu quasi un passaggio naturale, avendo egli girato precedentemente dei film di ambientazione bellica proprio per la Scalera Film. Fu un passaggio naturale arrivare a girare per Francesco De Robertis La nave bianca. Era praticamente la storia di una nave ospedale e doveva essere anche qui, in prima battuta, un film che raccontava l'attività di questa nave ospedale che incrociava, raccogliendo appunto i feriti e curandoli. La Carel che contrappone in qualche modo nella storiografia la figura di Francesco De Robertis a quella di Roberto Rossellini, proprio in relazione alla paternità effettiva della nave bianca, è di quelle di difficile soluzione. Abbiamo da un lato delle testimonianze che raccontano di un De Robertis molto affezionato a Rossellini, che gli ha lasciato mano libera pur intervenendo fortemente nella rielaborazione. Dall'altra, come dire, si può individuare un rapporto quasi conflittuale, nel senso che si potrebbe dire che Rossellini ha come dire, preso l'idea di utilizzare la realtà tout court, quindi personaggi reali calati in situazioni di finzione, che sarebbe poi stata un po' la traccia di partenza, anche se non unica e fondamentale, del neorealismo. De Robertis volle rigirare in seconda battuta tutto un materiale ulteriore, che era proprio quello che poi andrò a raccontare, gli aspetti umani della vicenda, quindi la storia d'amore che legava una croce rossina ad uno dei marinai ricoverati e che aveva il suo antecedente in una serie di lettere che i due si erano scambiati dal fronte.